Finalmente anche Digital Bench Academy, sono con il professore Gianfrancesco Rizzuti, che avete già visto in qualche mio video, e insieme abbiamo il piacere di lanciare la nostra rubrica verticale Academy. Prof, perché l'abbiamo chiamata Academy? Perché il Digital Bench è tante cose, è personal brand, il Digital Bench è la conoscenza di settori specifici, come potranno essere, non voglio svelare o anticipare segreti, ma potranno essere i settori legati alla sanità, legati allo sport, eccetera, ma potranno essere, anzi dovranno essere anche legati all'insegnamento, alla All'insegnamento, sì, formazione. Perciò esatto. Academy, proprio nel senso di più ampio del termine, che non è soltanto università, che non è soltanto scuola, insomma, è aggiornamento e Aggiornamento e formazione. formazione. Vogliamo anticipare, che poi sarà oggetto dello sviluppo delle prossime Digital Bench Academy, quello che è il nostro metodo di conduzione dell'aula quando noi siamo per esempio all'Università Europea di Roma. Come ci prepariamo? Lascio la parola a te per dare un contributo più istituzionale, ecco. Sì, no. Il contributo è molto, molto semplice. Una preparazione ideale probabilmente non esiste, però certamente c'è una preparazione in termini di tempo, no? Per cui se tu hai un'ora di insegnamento, beh, quantomeno una mezz'oretta te la devi dedicare per prepararti e direi altrettanto tempo per fare una valutazione della giornata, no? Quindi per ogni ora di insegnamento io metterei un'altra ora di, diciamo così, di preparazione e di un giusto follow-up di quello che tu hai cercato di trasferire ai tuoi studenti. Per le conoscenze, come nel nostro caso, è certamente fondamentale una grande intesa col partner, nel senso che devi avere fiducia del partner, della persona con cui tu devi affidarti e devi fidarti della persona con cui tu insegni e del caso naturalmente con te. Devi avere un grande feeling con l'aula e il feeling con l'aula lo hai se c'è una certa empatia, diciamo, naturale. Ma soprattutto se c'è una grande preparazione, no? Rispetto a quelle che sono le esigenze e gli obiettivi che si pongono diciamo, chiamiamoli discenti, insomma, no? E poi alla fine della giornata devi chiedere la distanza tra noi co-docenti e i ragazzi o gli adulti che fanno formazione continua, professionale, si è ridotta? Se la distanza si è ridotta, possibilmente perché, come dire, si è alzato il loro livello, sei soddisfatto e hai raggiunto il tuo obiettivo. Se non si è ridotta, ti devi chiedere perché. Bene, non aggiungo altro, grazie mille. Ci vediamo martedì prossimo, Digital Bench Academy con il professor Gianni Rizzuti. Grazie a tutti e buona prosecuzione con Digital Bench. Grazie, ciao.